Ad Atessa, a dispetto della giornata fredda, la Val di Sangro e il Venafro mettono in scena una bella partita. Gli ospiti più concreti partono bene e si fanno vedere dalle parti di Sant'Andrea con numerosi calci d'angolo, ma al decimo, su indecisione nella respinta di Conti, Alterio si trova la palla sui piedi, il tempo di aggiustarla e con il sinistro battere imparabilmente Russo. Dunque alla prima grande occasione i padroni di casa passano. Il Venafro non ci sta e un minuto dopo Berardini cerca il gol dell'ex, ma il suo tiro termina fuori. Al quindicesimo Di Senso prova con un'azione solitaria a rompere il forcing molisano. Arriva a due passi da Russo, ma stanco spedisce al lato. Forcing ospite che però riparte. Al diciannovesimo da un calcio d'angolo, tiro teso in aria e sottoporta incredibilmente toccato fuori. Al ventiduesimo è Di Pasten a provarci, forte diagonale e la palla sfiora il palo. Al quarantesimo Keita batte una bella punizione, ma Sant'Andrea è presente. Al 45esimo azione prolungata della Tessa Val di Sangro, traversone lungo, palla sui piedi di Lezcano, controcross ribattuto con un sospetto tocco di mano, palla ancora a Lezcano e tiro fuori. Termina qui il primo tempo, Val di Sangro in vantaggio. Nella ripresa gli ospiti provano subito a rimontare e al quinto Petrone, appena entrato per Di Pastena, trova la coordinazione ma non la mira. I padroni di casa all'ottavo con un lancio a pescare Alterio in aria sfiorano il raddoppio, ma Russo con un po' di fortuna salva. Al ventesimo è ricamato ad impensierire i padroni di casa, con un calcio di punizione ben parato da Sant'Andrea. Al ventiduesimo, da un rimpallo fortunato, la Tessa Val di Sangro potrebbe raddoppiare, ma la difesa in affanno allontana. Al venticinquesimo, proprio nel momento migliore dei padroni di casa, il Venafro pareggia e lo fa con Avoglio, che disegna una punizione imprendibile per Sant'Andrea, 1-1. La Tessa Val di Sangro non ci sta e al 28esimo doppia occasione, tiro di Dorazio che trova la respinta di Pugni e su prosegue la palla Di Senso che defilato tira al lato. Al 35esimo ancora i padroni di casa, punizione di Bracht, tesa e potente, ma colpisce la traversa. Al 39esimo sombrero di Digno, tiro fuori. Al 42esimo tocca agli ospiti provare, Keita addomestica una palla e di petto serve la corrente ricamato che non trova la porta. Da segnalare l'espulsione al 43esimo di Pedalino, entrato da poco, per probabili insulti al direttore di gara. Da censurare la spropositata reazione del calciatore. Termina dunque 1-1, punto utile più al Venafro. Un'ottima prestazione, siamo riusciti a pareggiare il secondo tempo, credo meritatamente, perché il risultato di parità credo che sia il più giusto. Noi abbiamo avuto un'ottima partenza, siamo partiti bene nei primi 20 minuti, abbiamo creato tre occasioni da gol, nell'unica occasione che loro su un piccolo errore nostro sono passati in vantaggio, poi diciamo che loro dopo il vantaggio hanno fatto qualcosa in più, hanno creato qualche situazione, però credo che tutto sommato mi ritengo molto soddisfatto sia della prestazione che del risultato, perché questo è un campo difficile. Dobbiamo stare più attenti, più aggressivi, questa è una squadra che ripeto da sempre, se sta concentrata, se è cattiva, se è umile può vincere con chiunque. Sia cali di concentrazione riesce a perdere con chiunque, dobbiamo essere un po' più concentrati e più attenti, perché vincere oggi significava quasi tirarsi completamente fuori da questa zona, invece adesso dobbiamo continuare a lottare.